tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Ci torniamo in maglietta, visto che l'ultima volta comunque faceva freddo e avevamo la felpa. Oggi invece pure, però abbiamo acceso i termosifoni a casa, scelta intelligente, ve lo consiglio. E quindi oggi possiamo tornare a essere moderni e con questa maglietta bellissima. Quindi signori, tornando alle cose etero, dovremo giocare in Champions League contro il Lione e apriremo così questo episodio. Ma sarà un episodio molto delicato perché poi giocheremo anche contro il Livorno allo Stadio Olimpico e poi per concludere ci sarà la trasferta di Milano contro il Milan, come vedete dalla grafica. Il cane comunque deve sempre partecipare ai miei video. E poi il prossimo episodio anche si aprirà con una sfida di Champions, anche il prossimo, no? E giocheremo contro il Real Madrid, quella sarà veramente una gran partita. E la giocheremo in Spagna. Ma per il momento concentriamoci sulla partita contro il Lione, perché bisogna pensare. A few moments later. Ok, allora il cane mi sta guardando, eh? Perfetto. Allora. Sembri un depresso di Auschwitz. Molto partecipe al video, perfetto. Quindi stavamo dicendo che bisogna pensare partita per partita. Tanto per cominciare, trovare i primi 3 punti in questa Champions League contro il Lione davanti al nostro pubblico sarà importantissimo. E poi vedere anche cosa succede sull'altro campo, dove il Real Madrid affronterà l'Ajax. Deve essere la partita della svolta, lo sanno i giallorossi, lo sa tutto l'Olimpico che si è fatto sentire sulle note dell'inno della Champions League come al solito. Quindi c'è il sold out, tutto esaurito qui a Roma per questa seconda giornata del girone di Champions. La Roma di fronte all'Olympique Lione, una partita fondamentale. Come avete visto dalla formazione, in casa giallorossa viene riproposto Ucan, che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il tridente invece torna quello titolare, almeno sulla carta Insigne, Higuain e Salah. Florenzi, che ha la palla Higuain al centro, lascia partire il cross Florenzi verso Salah, un tiri proprio a chiudere su Mohamed. La palla termina in calcio d'angolo. Attenzione dalla bandierina, bisogna gestire bene questo angolo. Parte Pjanic, pallone ad uscire, Lopez mette fuori. Poi Florenzi, cornice, il vantaggio, si gioca. Poi no, segnato un calcio di punizione alla Roma. Attenzione al piede caldo di Milan Pjanic, 29 metri dalla porta di Lopez. È pronto il bosniaco. Parte Pjanic, barriera, direzione, poi il calcio d'angolo. Quindi la discesa di John sulla corsia di sinistra, ancora John trova il fondo, poi ritorna da Insigne, buono schema qui della Roma per Insigne di rigore, Insigne può calciare in porta, non la prende benissimo, la palla si spegne sul fondo, Roma pericolosa, Roma che ci sta piacendo in questo primo tempo. Salah qui recupera molto bene, quantomeno fa sbagliare il suo avversario, quindi Pjanic per Ucan, con calma la Roma, ora viene avanti molto bene, va dentro Ucan, lo ha visto John, gran palla dentro, bersaglio Ucan, trattenuto, è riuscito a calciare ma non a trovare la porta. Gol che assomigliava, qualora ci fosse stato, non ha calciato per niente bene Ucan, a quello di Milano contro l'Inter. Anche in quel caso la Roma era passata in vantaggio con un inserimento di Ucan. Fischietto in bocca, 0-0 all'Olimpico. Il primo punto, il primo punticino, che però ci sta anche stretto per come è andata questa partita, arriva allo Stadio Olimpico. Così era stato anche lo scorso anno, la partita era Roma Club Brugge. Però comunque siamo con una partita in più quest'anno rispetto allo scorso, dove avevamo perso le prime due. Mentre quest'anno abbiamo perso la prima giocandola male, quindi sconfitta meritata, e però pareggiato la seconda contro un avversario di tutto rispetto che però ha calciato in porta solamente una volta, come vedete dalle statistiche. Ci sono miglioramenti, questo è ovvio. L'Ajax ha pareggiato con il Real Madrid. A questo punto il discorso però si fa complesso, perché sarà difficile per noi andare a far punti al Bernabeu, o quantomeno puntare alla vittoria. Può succedere poi di tutto, noi abbiamo il dovere di giocare sempre per vincere, ma con intelligenza, sicuramente non andare all'attacco così a caso. No, vabbè, dai, non è possibile. Non è possibile. Allora, Insigne, sì, Insigne. Chi era? Iturbe. Sta fuori 2 mesi, già Iturbe. Adesso anche Herrera. Adesso anche Herrera 2 mesi. Anche lui legamento. Ma io, cioè, a questo punto mi vengono dei sospetti, perché non capisco sinceramente come possa essere che si fanno male i giocatori così a caso. Presente contro passato,
Roma contro Livorno, la prima contro la quindicesima. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico. Siamo alla sesta giornata, ma comunque è già tempo di tirare qualche somma, di vedere un po' quelle che sono state le prime partite di questo campionato e di farci insomma un'idea. Poi De Rossi, movimento di Maximen, servito Maximen, cerca di inventare qualcosa alla tre quarti, grande giocata di Maximen, poi rimpallo è passato in qualche modo col destro sul fondo, ha provato Maximen, che tra l'altro è un ex anche lui, vuole distendersi quindi nel Livorno, apertura per Maicon, buona discesa di Maicon nel rigore contro Dragoschi, Maicon con la pancia, la risposta di Dragoschi che la mette in calcio d'angolo. Men mezzo a due, poi dentro l'area di rigore per Thiam che si gira molto bene, Thiam fino in fondo, Thiam la mette in mezzo, arriva De Rossi che spedisce il pallone in curva, grande chance per la Roma al quarto d'ora, praticamente la prima vera palla gol del match o comunque la più clamorosa. Ora Luci vuole scendere sulla corsia di sinistra, Luci che poi lascia partire il cross, il secondo palo arriva Maicon o Mdui che la rimette dentro, poi traversa del Livorno, grande possibilità, sorpresa, poi attenzione a Luci che è passato, fallo di mano, calcio di punizione per il Livorno che comunque è in partita e quindi attenzione, c'è Luci sul pallone con il sinistro, non va Moscati, va Luci sopra la barriera, Dragoschi che parata ha fatto, che parata ha fatto Dragoschi. Questo è un vero e proprio miracolo, ne ha fatti pochi fino adesso, ma dimostra comunque di essere un grandissimo portiere, perché questa è una grandissima parata. Difficile ma riesce ad arrivare Emerson, poi Bufal, la ridà Emerson, zona tiro, Emerson col sinistro! Fallisce la palla dell'1-0, vicino anche lui al secondo gol in campionato. Stan, pallone interno per Schiavone, Roma che appare un po' scoperta adesso, il pallone per Luci, poi Etundi in porta, Dragoschi in angolo. Bravissimo ancora il portiere della Roma. Passa il primo pallone, il secondo sì, Insigne al limite, vuole creare qualcosa Insigne, poi lascia il pallone a Nainggolan, zona tiro, palla per Cerny, Cerny buon affondo, Cerny a rigore è passato, Cerny la mette troppo dietro, grande chance, non è finita, insiste la Roma con Maximen, adesso bisogna metterli sotto, Nainggolan, c'è Insigne al limite, servito Insigne che poi fa circolare, pallone per Benassi, va dentro Insigne, servito Insigne, sul fondo, già esultava l'Olimpico. Che possibilità sul mancino di Insigne vicino al primo gol in maglia giallorossa. La partita, altro 0-0. Fischi, arrivano i fischi, arrivano i fischi per la Roma. Bisogna essere un po' più coerenti. I fischi per la Roma. Ok che non hai battuto una neopromossa, tra l'altro la prima che affrontare in questo campionato, ma i fischi sicuramente non sono positivi e non pensavo di dover sentire fischi dopo uno 0-0, perché comunque Livorno se l'è giocata la partita. È vero che adesso è una situazione clamorosa perché il Genoa conduce la classifica, però andiamo a vedere questa classifica. Questa è la momentanea classifica con il Genoa che dunque è da solo in testa. Poi seguiamo noi a 14 e sono tranquillo perché io avevo paura addirittura dopo, sentendo tutti quei fischi, che ci avesse superato qualcuno. Invece no, siamo comunque a più 3 sul Cagliari e sulla Juventus. Poi c'è il Napoli e Milan che tra l'altro sarà il nostro prossimo avversario. Era il 15 maggio e la Roma in questo stadio battendo questo avversario conquistò il titolo diventando campione d'Italia. Adesso è la partita da cui ripartire. Dopo i fischi che hanno posticipato la gara contro il Livorno, bisogna battere il Milan, al momento sesto in classifica, e riportarci al comando, sperando anche in un passo falso della Genoa che dovrebbe avvenire domani. Prima pensiamo al Milan, poi penseremo al Real Madrid. Partita per partita, questa è la mentalità di una squadra vincente. Questo invece è il Milan, con Silvisen tra i pali, la difesa 4 con Abate, Alex, Vertonghen e De Sciglio, Bonaventura, Poli e De Jong a centrocampo, Onda alle spalle di Bacca e Menes. Attendiamo anche che la grafica ci mostri la formazione della Roma, che è quella titolare, quindi non ci sono cambi almeno dall'inizio, poi vedremo se cambiare in corso. Quindi Dragoschi tra i pali, Florenzi, Manolasca, Stan e John in difesa, De Rossi, Nainggolan e Pjanic a centrocampo, Insigne che si è allenato duramente in settimana per soprattutto riuscire a sbloccarsi, visto che sta faticando molto in questo avvio di stagione a segnare il benedetto primo gol con la maglia della Roma, supportato come al solito da Salah e soprattutto da Gonzalo, Pipita, Higuaín.
si infila in mezzo al campo, c'è cioè Florenzi dalla parte opposta. Bella l'apertura di Insigne per Florenzi e buono il controllo di Ale, che poi serve Higuain, prova a girarsi, va dentro a De Rossi, gran palla del Pivita, De Rossi in area di rigore, finisce per terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Che palla che ha dato Higuain comunque. Poi De Rossi defilato forse un po' troppo, ma lì potevano starci gli estremi per il calcio di rigore. Però l'ha visto anche Higuain, gran lancio per la Pulce, Insigne costretto a uscire dall'area di rigore. C'è dietro Higuain, palla tesa al centro per Pjanic, che ha provato a girarla come peggio poteva. Quindi termina sul fondo il mancino del bosniaco. Anche Nainggolan che era fuori posizione, quindi Bacca la tre quarti, lascia Bonaventura ancora Bacca, zona di tiro, calcia Bacca! E il Milan è in vantaggio, Carlos Bacca, questa volta non può farci nulla Dragoschi. Poco fa ho detto che il Milan quando attacca dà sempre pericolosità, dà sempre sensazione di essere potenzialmente pericoloso. Questa volta siamo fatti infilare centralmente, è vero che siamo stati molto disattenti. E Bacca dopo aver scambiato con Bonaventura butta giù la porta con un collo esterno, Dragoschi non può arrivare e quindi Milan 1 Roma 0, questo è il terzo gol subito nelle prime 7 partite della Roma. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo, col Milan in vantaggio si va alla pausa, bisogna riflettere, bisogna partire più aggressivi e molto più concentrati in campo, bisogna non avere la coperta corta, che è la sensazione che ci dà la Roma, no? Quindi quando attacchiamo troppo poi siamo sbilanciati, quando ci difendiamo per non prendere gol e poi non riusciamo a segnare, bisogna concretizzare e soprattutto sincronizzare le due cose. Per Nainggolan, attenzione a Nainggolan, l'inserimento di Bufal che calcia in porta, non era per niente male, la palla però termina sul fondo, uno squillo della Roma, bisogna mettergli paura perché continuano a giocare con troppa sicurezza. El Shaarawy torna sulle sue, El Shaarawy zona cross fino in fondo, El Shaarawy, El Shaarawy, palo, palo traversa, via sta palla, palo e traversa, forza ragazzi, non possiamo stare a guardare, non possiamo stare a guardare, ci hanno graziato, quindi forza. Poi il tiro di Bacca, Dragoschi c'è, tutti avanti, voglio 11 leoni in questi ultimi 10 minuti. Torna dietro da Wenger, Wenger va sul destro, Wenger in area, caccia in porta, Silvisen in calcio d'angolo, risponde presente, la Roma c'è però, stiamo mettendo sotto il nostro avversario, il pallone in area di rigore verso Bufal che salta, il pallone però torna dalle parti di Insigne. Insistiamo, al limite del pallone per Wenger che la gira, mano lascia, dentro Higuain, servizio per Insigne addirittura. Palla ancora per Maximen, che poi va dentro al campo per Bufal, che vuole chiudere il triangolo, bella la palla per Maximen. Maximen affonda, nel rigore Maximen, calcio d'angolo, è l'ultima possibilità, è l'ultima possibilità della partita. Bufal, c'è fuori Higuain, anzi c'è fuori Nainggolan, Bufal fa tutto da solo, chiuso, pallone allontanato, è finita, è finita. Finita. Finita 1-0 per il Milan. Non ci sta. Non ci sta. Basta 1-0. Basta sconfitte ingiuste. Ma adesso le chiacchiere, ragazzi, stanno a zero. Questo episodio è finito così. Non è andato sicuramente come ci aspettavamo, non siamo riusciti a vincere neanche una partita, ma basta calcoli. Adesso testa bassa e lavorare. Adesso dobbiamo riprenderci la testa del campionato e poi col Milan ci vediamo a ritorno. Non voglio sentire nulla, non voglio sentire assolutamente nulla. La prossima sarà con Real Madrid, abbiamo perso, andiamo da loro imbufaliti e poi vedremo. Finisce qui questo episodio, signori, io vi invito a lasciare comunque un mi piace se vi è piaciuto, un mi piace di incoraggiamento. Non voglio fare la parte della battuta perché non lo sono, ho tantissima voglia di rivalsa, quindi lasciatemi anche un commento qui sotto se siete d'accordo con me, se non siete già iscrivetevi al canale. Io vi rimando al prossimo episodio, passate chiaramente nella playlist per vederli tutti se non l'avete visti, se siete nuovi eccetera eccetera. Abbiamo purtroppo perso comunque il nostro piccolo obiettivo personale che era di rimanere imbattuti, ma dopo una sconfitta del genere non bisogna per niente abbattersi ragazzi, come sto sottolineando in più circostanze, bisogna semplicemente mettersi sotto e andare a recuperare queste partite. Noi ci vediamo con i prossimi episodi, ciao a tutti.